Siamo arrivati alla sesta canzone, che ha come autori Vistarini Lopez, titolo Complici. Dirige il maestro Piero Pintucci, canta Riccardo Fogli. Manca un giorno e arrivi tu. Torni a casa dopo tanto. Dove è andato lo spavento mio? Io sono ancora io. Aspettandoti però. Voglio mettermi a riflettere. Com'è strano questo amore, e poi che strani siamo noi, due complici che giocano. Sfumeranno i dispiaceri quando tornerai, e ricorderò soltanto quello che vorrai. Le serate a ridere, due complici tu ed io. Questa volta per restare, so che tu vorrai parlare, e poi restare solo noi, due complici che giocano. Sfumeranno i dispiaceri quando tornerai, e ricorderò soltanto quello che vorrai. Le serate a ridere, due complici tu ed io. Siamo giunti alla settima concorrente. Siamo arrivati. Si tratta di Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Eccolo il vincitore. Tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie
ferme sulle panchine in attesa di un lieto. Storia di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, va sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con quest'amore che non è grande come vorrei. Storia come amici per tutti, che cambiano strada se li saluti. Storia che non fanno più voi, come una stanza chiusa via. Storie che non hanno futuro, come un piccolo punto su un grande muro, dove scriverci un rigo a una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai. Un giorno in più che passo ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storia come anelli di fumo in un posto lontano, senza nessuno, solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più che se ne va, dimenticato tra i rumori di città, per tutti quelli così come noi, niente è cambiato, niente cambierà.
Prossimo campione della serata, Riccardo Fogli, canta Non finisce così. Riccardo Fogli! Ormai lo sapevamo solo noi ed ho paura di pensare al mio futuro da inventare, perché da soli non è facile, ascolti un'ansia che non se ne va. Io non lo so che cosa fare, so che senza te non so guardare avanti, perché non c'è niente che va dentro di me. Non finisce così un amore così, io non posso immaginarti lontana, io respiro e sei tu, lasci il segno e sei tu. Silenzi del cuore a cantare la vita più forte di te. Costa sempre tanto un taglio per ricominciare, e tutto quello che è passato com'è difficile dimenticare. Quante cose mi hai lasciato e quante cose non ti ho detto mai. Camminerò per ritrovarti, forse tu non sei così lontana, non saprò mai quello che c'è. Vorrei tanto non cercarti mai più, ma domani avrò bisogno di te. Sei l'amore. Non finisce così un amore così, perché un'altra non c'è, nei silenzi del cuore a cantare la vita più forte di te. Non finisce così un amore così, perché un'altra non c'è, nei silenzi del cuore a cantare la vita più forte di te. Non finisce così un amore. Grazie. Grazie. Pensare che in te ci ho creduto, ho vissuto i tuoi anni e col tempo ti ho vista.
cambiare, così chiusa e distante da non conoscerti più. Poi un silenzio che tocca ricordi, un sottile dolore. Ma quali amici dopo tanto amore? Ma quale amore vuoi? Una lenta discesa dentro me per riprendere il volo e fare a meno di te. Ma quale amore vuoi? I tuoi sguardi confondono ancora i discorsi fra noi, a ognuno la sua strada, con tutto il suo cambiare, e questa nebbia sale, non mi cercare più. Che un anno a passare ci mette una vita per chi come me è svuotato del cuore. Nei tuoi occhi si fermano tutti i riflessi di allora. Mentre il freddo comprime i pensieri, affatica il respiro. Ma quali amici dopo tanto amore? Ma quali amore vuoi? Una lenta discesa verso me, diventando le ore, fino a farci sparire. Ma quale amore vuoi? Se mi fermo un momento a guardare indietro, non so più chi sei. Il lago incontro luce e tutto è irreale. L'inverno di finire non ne vuol sapere. Siamo qui io e te a prolungare ancora questo addio. Un anno dopo tutto è uguale, ma è un anno tuo. Puoi riprendere il volo e fare a meno di te. Ma qua guardi, confondono ancora i discorsi fra noi, a ognuno la sua strada, con tutto il suo cambiare, e questa nebbia sale, non mi cercare più. Il quarto campione della serata è un cantante interprete di sentimenti e grandi emozioni. Ha donato al suo pubblico molte bellissime canzoni. Vincitore a Sanremo nel 1982 con Storia di tutti i giorni e quarto classificato nel 1989, si ripresenta attesissimo su questo palcoscenico Riccardo Folli. Buonasera. Riccardo, tu sei un esperto di musica, questo lo possiamo dire, sì? Sì. E 20 anni fa tu hai iniziato con una canzone che è stato un grandissimo successo, Piccola Katie. Sì. Sì. Ma chi era questa Piccola Katie? Piccola Katie era una bambina. Noi ci ispirammo, dico noi, io e Pucci, ci ispirammo alla storia dei Beatles, una storia che scrissero i Beatles. Mi ricordo ai tempi le ragazze per moda scappavano di casa e i Beatles cantavano She's leaving home. E allora noi raccomandavamo alle ragazze di non scappare di casa, di non buttare al vento i loro 16 anni favolosi, perché il mondo era buio e cattivo, più o meno come adesso. Ma lo facevano lo stesso?
Beh, alcune sì, ma il nostro messaggio fu importante perché molte delle bambine ci amavano stando a casa e comportandosi con prudenza. Beh, siete state molto carine con le fanciulle, bene. Sempre. Fa molto piacere sentire queste cose. Allora, la canzone è Io ti prego di ascoltare. Dirige l'orchestra il maestro Maurizio Fabrizio, Riccardo Foli. Sempre stato in viaggio ormai, non penso che ti incontrerò. Ti credevo nel mio cuore e non credo più. Qualche volta mi è sembrato di sfiorarti, ma non eri tu. Io ti prego di ascoltare, non andare via. Continuo a dubitare, non so più qual è la strada mia. Che cosa è bene, cosa è male, quasi non so più. Tanto sembra tutto uguale questo mondo se non ci sei tu. Quell'amore più forte di tutte le nostre infedeltà. Quell'abbraccio purissimo che come sempre ti salverà, perché tutto sai sta morendo di me. Senza te. Sono triste, sai, non mi piace la mia vita, questa vita che non cambia mai. Dimmi cosa devo fare o non fare più, né volare né affondare hanno senso se non ci sei tu. Quell'amore più forte le nostre infedeltà, quell'abbraccio purissimo che come sempre ti salverà, perché tu lo sai, sta morendo in me. Senza te, io ti prego di ascoltare tutto. Lasciarmi naufragare, non fuggirmi più. Quella luce che ora vedo in lontananza, dimmi che sei. Оба два раза мы всегда были первыми.
indicinale prestazionale. La sua lunghissima carriera in un gruppo leggendario, i Pooh. Poi come cantante ha deciso di lavorare. Он начал свою карьеру в одной группе Пум. Remini ha vinto uno nel 1982 con Storie di tutti i giorni. Riccardo Fogli. Riccardo Fogli победил в 1902 году с песней Однажды ночью. Buonasera Riccardo. Добрый вечер, Riccardo. Добрый вечер. Добро пожаловать. Тебе вот всегда везет в жеребьевке, ты первый вышел. Действительно, счастье, поскольку те, кто голосует, публика не должны запоминать, конечно, все песни, это было бы очень трудно. Они могут забыть значение какой-то песни, которую слышали ранее, а вот на этот раз ничего не случается практически. Ты был первым в прошлой серии выступлений, и сейчас опять поговорим о песне. Ну, это история о таком одиночестве. Мужчина ищет какого-то развлечения, чтобы не думать о ней, и говорит: «Не оставляй меня больше». Riccardo Fogli, Maurizio Fabrizio e Guido Morra. Conosco la noia nel mare intravisto dai vetri di un bar. Nel cuore il ridicolo è un cane che abbaia in continuità. Capire in un lampo di non possedere nessuna certezza. So tutto su questa tristezza, questo teatrino meccanico. So bene che quando si è soli si dice sempre qualche bugia. Si cena sperduti nelle cronache regionali, ci si sente una spiga, che poi si vorrebbe anche telefonare a un compagno di scuola, cantare insieme a squarciagola, lontani da tutti e da qui, ma voglio credere ancora in una notte così, che per gente per bene è normale, se vuoi gente un po' come noi, esiste ancora l'amore per questo cammino, in qualche punto del nostro destino, un altro sole nascosto nel cielo più su, qualcuno a cui dire che ci spinge a comprare stravaganti dolciumi, e la sensazione di non essere niente, di cadere in frantumi, perché poi si rida e ci si allacci le scarpe con così grande cura. So tutto su questa paura, in qualche modo anche qui, ma voglio credere ancora in una notte così, che per gente per bene è normale, se vuoi gente un po' come noi, esiste ancora un amore per questo cammino, in qualche punto del nostro destino, un altro sole nascosto nel cielo più su,
qualcuno a cui dire non mi lasciare più, non mi lasciare più, non mi lasciare più. Na, 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 oh, oh. In una notte così ha cantato Riccardo Fogli, il primo campione che è apparso alla ribalta. Ne abbiamo citati 14 e 15. C'è stata una dimenticata. In questo libro noi quell'attimo fuggente lo coglieremo mille volte, quasi sempre. Ci spingeremo insieme ben oltre le transenne e riusciremo a separare la polvere dalle stelle. Vorranno tutti interpretarci a modo loro, non ci daranno mai né tregua né lavoro, ma noi saremo ancora come protetti da una montagna di romanticismo e di fumetti, sempre per sempre. Perdutamente cercheremo in due la felicità, commossi dalla nostra stessa ingenuità. Siamo dentro a un romanzo, dimmi solo che mi ami, non possiamo sbagliare, siamo invincibili e speciali. Vivremo sottoterra tra le fiamme e il gelo, ma il nostro posto resterà comunque il cielo e correremo i guai e tutti i rischi con la passione che accomuna noi protagonisti, sempre per sempre perdutamente. Cercheremo in due la felicità, commossi dalla nostra stessa ingenuità. Speciali.
È la 1:10 di domenica 31 gennaio, anche se non è dal vivo, non è una diretta, questa l'abbiamo fatta esattamente una settimana fa, quando Fogli divenne, siamo già nella storia, vincitore del Festival di Sanremo. Ora dite, eccolo qui, Fogli è qui perché l'abbiamo beccato subito, forse la gioia non è tanta perché era un favorito, ma Cuppi era sempre favorito, ma per vincere aveva voglia, pedalava, no? Tu quanto hai pedalato in questi giorni? Ma credo tantissimo, ma non solo in questi giorni, era una specie di incubo che ormai avevo sulla testa. La mattina compri il giornale e ti rendi conto che tutti ti danno favorito. La drammaticità di questa cosa è che quando in una cosa parti favorito hai le antipatie di tutti. Per un attimo ho pensato e ho sentito l'antipatia degli altri, e questo non mi piace perché io credo di non essere una persona antipatica, non mi piace esserlo, odio le persone antipatiche. È vero, essere antipatici è una brutta cosa, ma chi te l'ha detto che sei antipatico? No, lo sentivo perché è bello quando ma perché si fa... è l'antipatia che hanno i favoriti addosso. Adesso non sei più un favorito, sei un vincitore, hai superato anche questo handicap di essere favoriti, no? Per cui non ci sono problemi. Non è la storia di tutti i giorni, questa è una storia che è abbastanza rara la tua, no? Una storia che io spero speriamo che si ripeta. Che si ripeta, però queste grosse vittorie. Ecco, che fatica ti trovi addosso dopo una vittoria di questo tipo? Ma fisicamente sono 7-8 ore che sono in ballo a chiacchierare, a fare fotografie, per cui è una cosa notevole. Non mangio da 3 giorni perché sono 3 giorni di grosso stress. Sono in tour, per cui da domani inizio i concerti in giro per l'Italia e mille altre piccole cose che si incastrano ogni giorno. Credo che ogni giorno dovrò fare 3-4 cose diverse, per cui credo mi aspetteranno notti insonni e pasti saltati. Senti, tu hai vinto e noi di Super Classifica Sur vogliamo darci un po' di aria, perché in fondo hai corso parecchio con noi, hai fatto parecchie tappe, no? Anche delle panchine, ti ricordi? Molte panchine, sì. Le hai fatte tutte proprio. Sì, sì. I tuoi pezzi sono andati in classifica e sono tutti passati adesso alla Super Classifica Show, dove hai avuto partecipazioni sempre meritate, perché dopo la panchina balzavi nelle alte posizioni finché sei arrivato a Sanremo. E adesso ti ospitiamo come primo partecipante, se tu sei il primo di Sanremo che partecipa alla Super Classifica e sei anche il vincitore. Un discorso che non fa una piega. Non fa una piega. A quest'ora comunque dovete scusare che potremmo essere anche più stravolti. Perché sono stravolti anche quelli che partecipano alle vittorie, non soltanto i vincitori. Comunque Riccardo Fogli a Super Classifica Show e speriamo di averlo ancora presto per altre grosse vittorie. Ciao, grazie. Ciao, arrivederci. Grazie.
programma Respirare, aria di festival, aria di Sanremo con Maurizio Seimandi. Sma! Da Super Classifica Show con un LP nuovo, come vedete, Riccardo Fogli 1985. Il ragazzo qui sembra lievemente infortunato, non è un torcicollo, nemmeno una cervicale, è una foto così voluta, un po' artistica, ma non preoccupatevi, c'è di meglio, cioè c'è di meglio, sta meglio, ed eccolo qui, lo vedete bene, è a vostro favore, sorridente, simpatico, gli storici raccontano che questa foto è stata scattata alla stazione, non so di dove. Comunque la fortuna è dalla nostra e soprattutto Fogli è dalla vostra. E qui, ciao Riccardo. Salve. Benvenuti a Super Classifica. Come vedi abbiamo già messo in evidenza che c'è la tua nuova opera, larga opera. Sì, infatti è la cervicale questa. Il fotografo mi ha beccato mentre stavo dicendo però 2 ore di fotografia non ce la faccio più. Non si può mai distendersi. Lasciamo le opere e veniamo alle chiacchiere. Tu hai dei sogni? Tu fai dei sogni? Sei un sognatore, dico proprio quando sei a letto, eh? No, perché prendo una pillolina prima di andare a letto per farmi arrivare il sonno più velocemente. Però organizzo i miei sogni, ma questo avviene la mattina quando dovrei alzarmi e riesco a stare a letto. Ecco, in quell'ora lì mi organizzo un bel sogno, così inizio la giornata bene. Ecco, ma è che sei un organizzatore di sogni di che tipo? Ti fai dei sogni avventurosi, rocamboleschi, come li vuoi, distesi, piacevoli? No, cerco di sognare delle cose che nella vita non posso vivere, poi mi sogno sempre... D'essere impiegato? No, no, grandi palcoscenici, grandi cose, fortune, mare, cavalli, sole, astronavi, grandi donne. No, l'ultima cosa le ritiro. Siamo degli spot pubblicitari, belli, d'autore, perché guarda che gli spot sono cose fatte meglio, no? Un carosello sembra quasi un sogno perché risponde alla realtà lontanamente. Per cui, bravo, abbiamo uno spot d'autore, Riccardo Fogli, al quale invece c'è un'altra domanda da fare. L'identikit del tuo pubblico, uno pensa, il tuo pubblico com'è, com'è fatto, ecco, tu come lo vedi nei concerti, diciamo, dove le luci ti abbagliano, il pubblico è là, è presente, tu lo intravedi, ma come te lo immagini? Ecco, più che me lo immagino, me lo ricordo, perché nei concerti le prime 500 persone, se sono 10.000, se sono 5.000, sono le più interessate, sono quelle che dicono vado a vedere il concerto di Riccardo Fogli, sono quelle che conoscono tutte le mie canzoni a memoria, per cui dall'inizio alla fine del concerto io le vedo in playback perfetto, che cantano perfettamente, beate loro, le mie canzoni, perché io ogni tanto dal vivo mi sbaglio qualche parola, le cambio, la inventi lì per lì. Ma no, perché magari mi viene in mente quella parola che doveva essere scritta, poi è stata cambiata all'ultimo momento. Allora succede che mentre io sto cantando buonasera, perché buongiorno, ci guardano in faccia preoccupate, pensando di essere loro a sbagliare, invece sono io. Per cui ragazzi, signori, ammiratori, fans, clienti di Riccardo Fogli in concerto, mi raccomando, non sbagliate le parole, che se sbagliate il playback anche lui va un po' così in crisetta. Ora invece una domanda così. No. Una domanda seria, no, finalmente. No, niente domande, una risposta. Io ti regalo una risposta a qualcuno, ma non ti do questa opportunità. Volevo dire a casa, posso dire a casa? Sì, approfitta, è una cosa drammatica. Sto arrivando, perché non si riesce mai a venire via da qua, perché se mandi si parla volentieri. Volevo dire che possiamo mettere l'acqua al fuoco, quasi buttare la pasta, che fra 10 minuti sono a casa. Siamo sulla buona strada. Ciao. Ciao. La nebbia si dirada e tutto è più chiaro.
Super Classifica Show, una nuova proposta, che poi una proposta che si ripropone da anni. È un ragazzo già molto affermato, si chiama anche Cristiano e di cognome fa De André. Ciao. Ciao, amore, come stai? Io bene. Per la serie, se non sono abbronzati, è inutile che si facciano avanti. Abbiamo qui un altro bronzeo, è il nostro Riccardo Fogli. Sai, qui c'è stato Faletti che era nero, sembrava un maestro di sci. Iannacci, se non è nero, non lo fanno manco entrare in ambulatorio. Qui, insomma, è una domenica sana, eh? Tu sprizzi il sole da tutti gli occhi. Tutti gli c'è occhi, ancora il due. Sole di Pasqua dalla campagna. Tu la campagna la ami sempre, ma sì, che ma anche il mare però. Sì, siamo molto vicini, siamo a 4 km dal mare e allora ne approfitto. Quando sono al mare vado in campagna, quando sono in campagna vado al mare. Ma io parlando di mare parlavo di Sanremo, perché lì hai preso lo slancio per rientrare alla grande, no? E sei anche rimasto sorpreso, parlami di questa sorpresa sanremese. Ma è troppo veloce, posso dire piano sì. piano? Ah, dimmi perché sei sorpreso. No, sorpreso perché le statistiche mi davano tra i primi 12, però partendo da 11. Ah. E invece sono rimasto molto sorpreso e sono rimasto contento dal quarto posto. Un milione di voti, voglio dire, onestamente, sono a piacere. È sempre emozionante pensare che la gente fa la crocettina lì vicino a te, non per cancellarti, per dire lo scelgo, è lui. Sì, eh? No, se tu pensi al meccanismo che porta, che induce una persona che magari non conosci ad andare a spendere le 1.000 lire, 2.000 lire, non so quanto possa essere una schedina, e decide di votare per te, ammettiamo, per te sei Mandi, la cosa ti dovrebbe rendere fiero. Andiamo al sodo, andiamo al nocciolo della questione, perché i cantanti vengono e poi cantano. È questo che succede alla fine, o no? Sì, sì. Non finisce così, sì, hai qualche messaggio, ti do anche 10 secondi per un messaggio da Riccardo Fogli a tutti voi. Beh, 10 secondi sono pochi, però è una canzone diretta a tutti quelli che hanno ancora qualcosa da dirsi, nonostante le difficoltà che incontriamo nel percorso quotidiano. La quotidianità uccide, uccide anche i matrimoni più felici, il mio ringraziando il cielo, no? Però chi dovesse essere in procinto di farlo, se l'ascolti, ho detto troppo. Ecco, no, no. Comunque, se avete qualcosa da dire, ditevelo dopo che ha cantato, non mentre canta, se no, mi raccomando, non finisce così. Riccardo Fogli, ciao. Ciao. È accaduto ormai, lo sapevamo solo noi, ed ho paura di pensare al mio futuro da inventare. Perché da soli non è facile, ascolti un'ansia che non se ne va. Io non lo so che cosa fare, so che senza te non so guardare avanti, perché non c'è niente.
classifica show c'è Riccardo Fogli. Costa sempre tanto un taglio per ricominciare, e tutto quello che è passato com'è difficile dimenticare. E quante cose mi hai lasciato, e quante cose non ti ho detto mai. Camminerò per ritrovarti, forse tu non sei così lontana, non saprò mai quello che c'è dentro di te. Non finisce così un amore così, ma rimane dentro l'anima sempre. Io rinasco e sei tu, tocco il fondo e sei tu. Cosa è stato di noi, dei segreti? Sei. Vorrei tanto non cercarti mai più, ma domani avrò bisogno di te. Sei l'amore. Ciao Riccardo. Come stai? Io sto bene, tu sei sereno, dici che lui si mette così perché sta sulla difensiva. Io sto così perché sto all'attacco. Boh, te lo dice un terzino. Con sei mandi bisogna difendersi. Ma tu sei terzino poi, no? Difensore, sì. Eccolo lì, perché proprio difensore così, io Bergomi lo vedo sempre così. Vabbè, comunque, pazienza. Volevo farti un regalo, però l'accordo era che tu mi regalavi il disco. Io dico, ho un regalo da farti. Tu regalami un disco mica... Oh, grande, quei dischi... Ne parlo io, ne parli tu. Ma prima... Parliamone insieme, perché allora, bisogna sentirsi uniti al mondo, sennò dobbiamo parlare insieme. Che brutta battuta. Che è brutta, però... Questo è il nome del mio album, si chiama È troppo importante un gesto, la presenza e la forza di sentirsi uniti. Ma tu sei uno che è più portato a confidarsi oppure ad accettare delle confidenze di altri? Ma credo che per essere dei buoni maestri bisogna essere anche dei buoni allievi, per cui bisogna sapere ascoltare prima di saper parlare. No, ma dico ascoltare nel senso di dar consigli, in questo senso. Uno che si apre a Riccardo e dice, accidenti, sai, questa cosa qui non mi va bene, quell'altra cosa, pensavo di innamorarmi, invece la ragazza lì è sbagliata, sai, si comporta così e così così. Tu, in quel caso lì, cosa fai? Beh, vista l'esperienza, mi metto in ballo e cerco di dargli una mano, di fare il buon padre, il buon fratello maggiore. E ti piace far questo? Sì, sì, devo dire che mi piace. Io volevo arrivare a questo. Ti piace. Ora invece Riccardo ve la rifinisce con questo Ma quale amore. Se vuoi, io tanto posso fare, io faccio il violoncello. Tu continua a fare il violoncello, io vado a cantare. Riccardo Fogli. E pensare che in te ci ho creduto, ho vissuto i tuoi anni e col tempo ti ho vista cambiare. Così chiusa e distante da non riconoscerti più. Poi un silenzio che tocca e ricordi un sottile dolore. Ma quali amici dopo tanto amore?
ma quale amore vuoi? Una lenta discesa dentro me per riprendere il volo e fare a meno di te, ma quale amore vuoi? I tuoi sguardi confondono scorsi fra noi, ognuno la sua strada, con tutto il suo cambiare, e questa nebbia sale, non mi cercare più. A Super Classifica Show c'è Riccardo Fogli. È che un anno a passare ci mette una vita per chi come me l'ha svuotato nel cuore. Nei tuoi occhi si spengono tutti i riflessi di allora, mentre il freddo comprime i pensieri, affatica il respiro. Ma quali amici dopo tanto amore? Ma quale amore vuoi se c'è un vento che soffia su? Il lago incontro luce e tutto è irreale. L'inverno di finire non ne vuol sapere. Siamo qui, io e te, a prolungare ancora questo addio. Un anno dopo tutto è uguale, ma è un anno dopo. Puoi riprendere il volo e fare a meno di te, ma qua guardi confondono ancora gli scorsi fra noi, a ognuno la sua strada, con tutto il suo cambiare, e questa nebbia sale, non mi cercare più. Ogni volta che io incontro Peppino.